Non è, no, la maglia non è quella di Bosch, è quella di... è quella mia vera, è quella rappresentativa, professional streamer. Quindi, perché non è così detto e sicuro e certo. Pacenco, Pacenco, alzati un po' e fai vedere a tutti che stai bene, dai, che qua ti sembrano di volta cose brutte. Quindi, perché non è detto che... non so perché, ma mi ha fatto la stessa bizzata in un messaggio. Non so perché, ma mi ha fatto la stessa bizzata in un messaggio. Cosa vuol dire, Tommy? In che senso? Ti ha copiato la bizzata due volte, non so cosa voglia dire. Vabbè, i bug soliti, i bug soliti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Quindi non è detto, per maestra di sostegno, non è detto che lo facciamo poi Sekiro. Mi sono preso l'attesa del weekend per controllare effettivamente quanto per controllare concretamente quanto è lungo, in maniera concreta, quanto è fattibile come cosa eccetera, perché se davvero è tanto tanto lungo non posso portarlo, cioè non ci durerebbe davvero veramente troppo. E quindi niente, probabilmente mi stavo pure Manu con calma. E quindi niente, dato che non è così certo che Sekiro lo facciamo, stavo cercando di fare qualcosa da portare nel caso appunto come serie alternativa a Sekiro e incominciarla già oggi. La playlist dei villaggi turistici. Domani live. E teoricamente sì, per ora non è cambiato nulla. Quindi teoricamente sì. In ogni caso, come sempre, vi avviso su Twitter. Devo scrivere che è iniziata la live, è vero. Cantina single world, but who cares? Va bene. Pepe Jam, live startato. Ok, ho 21 follower su Instagram. Va bene. su Twitter. Ciao Dido, finalmente ho capito come funziona Twitch e sono riuscito a seguirti anche qui. Quanto tempo? Mi sei mancato un sacco e appena ho scoperto che sei ancora attivo mi sono subito recuperata alcune live caricate su YouTube. Grazie mille per avermi fatto conoscere tantissimi giochi stupendi. E Machine for Pigs in primis, che ho apprezzato anche grazie al tuo entusiasmo. Rosa Maria, credo, cioè ha scritto Rose Maria, credo sia Rosa Maria. Vabbè, in ogni caso, non assumo. Rosmaria, grazie mille per il bel messaggio. Sono contento tu abbia scoperto dei bei giochi grazie alle me, grazie alle live, grazie alla chat, in generale, grazie a tutto quanto. Grazie mille per il bel messaggio, lo apprezzo molto, sono contento che tu ti stia divertendo con le live. Benvenuta. Buonasera, la prima volta che guardo su Twitch tua prima live, ti guardavo solo su YouTube e su Gun e mi fai morire, grazie. Fic98, grazie mille. Oggi già vedo un po' di persone così, ma random, nuove. Porco il Pippo. Il Pippo? Perché non sei al sushi? Io dovevo studiare stasera e tu me lo impedisci. Perché praticamente devo farmi il PC da 4.000 euro, no? Quindi devo fare più live possibili, mettere un ad ogni 20 secondi, così che così mi faccio un sacco di big money, faccio il money maker e quindi faccio le live più lunghe. Faccino triste. Dido sei bellissimo. Papera senza becco. Faccino triste. To you bro. Sister. Faccino triste. Qualunque cosa tu sia. Manifesto, ok. 4K PC, by the way. Quindi, ad di 3 minuti, ognuno spammato dopo 20 secondi che finisce quello prima. Quindi, divertitevi. Ma in che senso? Ma scherzavo? Come in che senso? Ma scherzavo? Quindi, niente, partiamo. Ragazzi, sto pensando. Per quella parete, cioè per questa parete qua che c'è qui, no? Per quel muro. Che dite? Perché alla fine si vede sempre. Durante il recap col muro si vede un sacco. Perché dato che l'inquadratura è questa, la canzone è inascoltabile. Faccina triste. Faccina triste. Dato che nel muro si vede sempre, che dite? Tipo faccina triste. Un poster abbastanza grosso, almeno che si legga, con scritto tipo DDO e poi il Monka S. Perché se è il nostro sì, o magari solo il DDO, magari solo il DDO, oppure magari solamente il logo. Magari solo il logo. Uno fra questi tre, pensavo. No, il poster di Pepega no, è una cosa che avrei fatto, ma l'ha fatta forse, quindi non voglio farlo anch'io.
mettici la cazzo, tutta la cazzo. Così quando mi faccio i selfie in camera e metto su Instagram, allora sì che spavento la figa. Didio Monkes disegna Riccardo. Faccina triste. Il logo del canale ora è il DW, vabbè, non quello, vabbè. Oddio, un DW gigante ci potrebbe stare. Un DW gigante ci potrebbe stare. Faccina triste. No, non possiamo. Faccina triste. Non possiamo perché è in risoluzione troppo bassa. Faccina triste. E non posso stamparlo, cioè posso stamparlo tipo grosso così, cioè non viene stampato, è in 200p e non ce la fa. Postra di massimo pericolo. Grazie Sunderland, venduto, voglio essere una serie ma voglio i soldi. Un Aniki, vabbè. Imagine having your own face on your own wall. Who does it? Un DW fatto di tantissimi DW piccoli, come quelle cose artistiche che si vedono nei TikTok. Non è neanche malissimo come idea. Tappezza la stanza di DW, un incubo. Di chi era questa di Sunderland? Sì, Sunderland, grazie per... Minchia, 33 mesi. 3 mesi e sei a 3 anni. Hai spammato 3333. Sei a 33 mesi, ancora 3 mesi e sei a 3 anni. Grazie Sunderland. Sei proprio un domani c'è live Antonio. E stando ai piani attuali, sì, nel senso che non è cambiato niente rispetto a ieri, quindi sì. Immagina scopare con te stesso che ti guarda. Basta. Quindi si va, come vola il tempo, in che senso, di cosa si parla? Bene, quindi partiamo. Allora, partiamo con ordine, ci sono un po' di follower nuovi. Derp, Gigio Mans, Julius Butter, Demi Grau, Always Marty, una sub che non ho visto perché di 6 ore fa. Ma Marti, se sei adesso in live, aggiorna la pagina, ti comprerai il tasto condividi in alto nella chat, così puoi comparire a schermo anche te. Grazie Marti per la sub, grazie mille. Grazie per il follow. Zema, grazie anche a te per la sub, grazie Zema. Shubider, Sameada mi segue da sempre. Vlitrax, cosa cazzo è successo? Vabbè. Grazie anche a te Zema per la salve. Zema, grazie mille Zema, grazie. E poi Tommy, buonasera a te Jolly, come stai? Buonasera a te Jolly, come stai? Ah, ecco cosa intendevi dire che te l'ha copiato. Quindi sono 20 bits, perché te l'ha copiato due volte. Quindi, oh mio Dio, pensa se donavi tipo 1000 bits che te sparava 2000. Tommy, che peccato. Sto scherzando. Grazie Tommy per in tutto i 30 bits. Grazie mille Tommy. Normale. Alessio, ma porco il pipo, che cazzo ci fai qui? Perché non sei al sushi? Alessio, questa settimana l'ho saltato. La prossima dovrei andare con Sessanteno e Picca. Si chiama Picca perché ogni volta quando lo taggo nelle foto c'è scritto Piccardo, quindi ok, lo sapete il nome Picca. Tezzo, I like it! Oh! Sunderland 333, grazie Sunny, 33 mesi è una quantità di tempo tantissimo, quindi grazie Sunny, è veramente enorme, grazie Sunderland, grazie mille, è huge, fucking huge, grazie Sunderland, grazie mille. C'è un Gachi Hyper, spacca, guardali Dido, please. Twitch staff is doing porn, I am not, please. Voglio essere stream io, non voglio essere, sei proprio un GG. Grazie Alessio per i 10. Grazie mille Alessio. Mauri, ciao Dito, ti seguo quando sborravi dalla bocca e finalmente ho avuto l'occasione di vederti anche qui. E niente, ho sborrato nello schermo. Grazie Mauri. Ora, che schifo Simone, Dio mio. Colpe Pega, poi scritto dopo, è così strano. Chiede il conto. Arriva un cameriere col conto e rimane lì con una mano protesa e un sorriso speranzoso. Il genio Giorgi lo guarda, il cameriere mangia e lui no grazie ho già mangiato. Credo di averla già sentita questa qua, fra l'altro. Quindi non solo è la rappresentazione della disgrazia, ma l'ho anche già sentita. Alessio,
Alessio, da quanto è che non mi costringevi a usare questa fonte su OBS? Da quanto? Da quanto? Feels fucking weird, man, Alessio. Veramente weird, veramente weird. Quindi, devo controllare i porn. Eccone uno. Che poi ogni volta... mi cago, ma non ce n'è così tanti. Sono io che li apro per sbaglio senza oscurarli. In verità voi sbagliate poche volte, sono io che sbaglio, lo so, però vabbè. Streamer migliore. Non vogliamo mica che Pornhub venga chiuso, vero? Tutti a votare. Vabbè, questo credo di poter. Vabbè. Probabilmente è un ad di Pornhub che dice di unirsi a Pornhub per fare il Save Your Internet, hashtag Save Your Internet, bla bla. Insomma. Non vedo come unirsi a Pornhub aiuti l'internet, cioè nel senso. Vabbè, mi sembra che ci stia un po' marciando quel Pornhub. Non so, poi se mi sto sbagliando, contento per loro comunque, che avranno più iscrizioni e quindi i pornatori saranno più ricchi, quindi potrò perseguire per davvero la mia futura carriera da porno coso. Ah, controllo un attimo se gli altri sono visionabili, questo sì. C'è un post di Olemon senza sì. Questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. Punto spunta Riccardo Flick, attento che qua. Questo sì. Ok. Buonasera di te, buonasera family, arrivo. Aspetta, questo qua però mi sembra oscuro, aspettate un attimo. Questo qua mi sembra un secondo oscuro, è un video. No, ecco, lo sapevo, meno male, c'è Riccardo nudo. C'è un pacco enorme, Riccardo. Cioè non è enorme, cioè non è nudo, è enorme il pacco. Quella scena di Peppa, quanto mi fa ridere. Cioè no, non mi fa ridere, però usata come meme, usata come sound alert, tipo usata come meme, ci sta alla fine, ecco. Non mi fa ridere, è una scena straziante, terribile. Però quanti Riccardo che sto vedendo, quanti! Con la musica viene molto meglio, vengono dei movimenti più spontanei, insomma. Comunque, ancora uno giusto per... Va bene. E quindi, grazie per Riccardo, ragazzi, grazie per il wall of Riccardos, grazie per il wall incredibile. Non avessi mai messo sta emote, guarda cosa ho fatto, cosa ho creato. Prima fai il dido flick, perché c'è già Riccardo Flick e non voglio cannibalizzarlo, ragazzi, non voglio. Già ci ho già fatto varie volte la cannibalizzazione ed è sbagliata. Quindi cerco di evitarla quando posso. Nascita delle pepega, that's gross. Dio mio, la creatività. Questa cosa è di un creativo, ragazzi, Grazie. È di un creativo questa cosa, grazie. Vado Tommy. Comunque grazie, questa qua la salvo come sto scusando domani. Scarica. Guardalo lì. Aspettate che me la sto prendendo dai download. Ok. Minchia, se sto facendo così sembra che c'ho 18 schermi. È solo che minchia me l'ha aperto lì in fondo. Ok. Questo mettiamo qua. Okay. Devi recuperare una sub perché c'è Ice Channel lì. O Ice, vabbè, ok, chiamiamolo direttamente anche Ice Channel. O anche Ice direttamente. O anche. Grazie per i 20 mesi. Grazie mille per i 20 mesi. Buonasera di Doyo. E buonasera family. Buonasera, grazie mille. Buonasera, grazie per i 20 mesi. Grazie per la sub, grazie per i 20 mesi. Gentilissimo. Grazie Ice per i 20 mesi. Grazie mille. Bentornato e grazie. C'è un posto di Eleanor senza non si furua che credo a un certo punto spunta Riccardo. Predicted. Grazie Tommy, ma avendo visto le loli anime, cose strane lì,
mi sembrava una cosa inaffidabile. Infatti c'era poi Riccardo, infatti. Quindi comunque grazie mille, Tommy, grazie. Questo avevo letto, ok, a posto. E Sonic Peak, Too Slow, Pizza Cake, Bot Spam, Chat Spam. Noi siamo velocissimi, altro che velocissimi. Complimenti ancora per ieri, ragazzi. Complimenti ancora. I miei più sinceri complimenti per ieri. Bravi. Lo sto giocando qualche ora e ora sto tirando giù i santi. Non vedo l'ora di vederti. Ecco, allora, parliamo un secondo. Il controller di God of War, sì. Allora, parliamone un secondo, ragazzi. Sekiro. Ci sto pensando tanto e per quello mi son preso la libertà di aspettare il weekend. Non so quanto sia lungo, ragazzi. Non so, cioè, devo... è sulle... Anche le recensioni hanno detto che è sulle 35-36 ore. Esattamente come Dark Souls 3, quindi... Ma è vero che è come giocare a Bloodborne? Non lo so, non l'ho ancora giocato. Steam non rompe il Day One come il GameStop. Non lo so, tanto lo dropperai dopo una live. No, però ho paura di dropparlo magari dopo due o tre boss, quando tipo mi triggerò e la gente giustamente non vuole vederlo perché lo vuole giocare per conto proprio. È quello che a me tu... ora voi mi dite, ma tanto lo molli dopo un'ora. No, quello non credo. Non sono così pessimo, no. Quello no. Però c'ho paura comunque di droppare... Ma la telecamera mi ha rimesso il colorito che avevo messo scorsa volta, no? Che cazzo, però. Salva le ste impostazioni. E che cazzo. Oh, niente, comunque... ma a me frega, vaffanculo. Più che altro ho paura di dropparlo a un qualche boss. E quindi sì, la musica è stra pepega, perché la playlist random. Che ne dici dell'uscita della Master Chief Collection su Steam? Non ho praticamente... Che bella qui. If you like piña colada, dun 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 dun. Sta qua è stupenda, sta qua è bellissima. Quindi, happy songs for happy people. Quindi appunto, non credo che lo porto davvero, perché ho paura che lo dropperei. E quindi non avrebbe senso portarlo. E poi prima che mi dite, ma Dindo non finisci mai le serie. Usiamo il cervello, usiamo la testa, e secondo me... direttamente è meglio fare già un'altra serie che stopparne a metà una. Fifth Wheelman Club. Ma lo faccio in maniera intelligente. Lo faccio in maniera furba. Pare abbastanza bello e difficile. Ho guardicchiato, perché essendo in dubbio non mi vorrei fare spoiler. Oggi ci ha fatto la live Forsen. Forse fa schifo, però è molto difficile effettivamente. Però vabbè, no, infatti non farlo, che voglio giocarlo poi per conto mio. Ma no, sì, a parte che comunque c'è molta gente che lo vuole giocare per conto suo. Ma a parte quello, mi dà fastidio il fatto che lo dropperei, perché so quasi già che lo dropperei. Della questione Halo invece che ne pensi? Non lo so, non avendo mai giocato un Halo non ho idea di cosa pensare. Non so, a me Halo non piace. Ho guardato milioni di video di gameplay nella mia vita. Non mi piace perché in multiplayer, dico, per uccidere una persona ci vuole un caricatore intero. A me non piace sta cosa. Vengo da COD, ma lì basta tre colpi. Quindi a me non piace. Gioco in veterano apposta. Quindi non credo di prendere la Master Chief Collection. Comunque, per Sekiro, quindi ti seguo da quando avevi i riccioloni, bros. Ma ce li ho ancora i riccioli, basta, sono riccioli questi, smettetela di sminuirli. Porta Dark Souls 2, ma magari, sono il più grande estimatore al mondo di Dark Souls 2. L'ho finito 5 volte letteralmente. Lo amo quel cazzo di gioco.
Comunque grazie mille Gigio, grazie. Comunque che cosa volevo dire? Quindi niente, Sekiro alla fine non credo davvero di portarlo. Non credo di portarlo perché so già che lo dropperei, perché dopo un po' perderesti interesse, perché mi bloccherei nello stesso punto per sempre, esattamente come Boshi. O comunque dovrei livellare un bot, dovrei farmare un botto sullo stesso boss come Boshi. E molti di voi, essendo una delle uscite più attese di sempre, essendo il nuovo della From, la gente è impazzita, quindi no, è una delle uscite più attese sicuramente di quest'anno, sicuramente di sempre, intendevo del 2019. E che più o meno è come dire sempre. Molti lo vogliono giocare per conto loro, quindi lo Stropollo l'ha fatto e ha vinto il sì. Sì, ma pensandoci, poi mi rompete il cazzo, ma Diddle non finisce le serie, quindi non ha molto senso effettivamente. Ed è giusto che mi rompiate il cazzo, è giusto che mi prendiate in giro, è giusto che mi bullizziate. Però se possiamo evitare prima, perché me ne rendo conto, cerco di evitare prima. Hanno riaperto alcuni server online di Boshi, credo. Comunque, hanno riaperto alcuni server online di Boshi. Se funzionassero davvero, io lo proverei anche, ma alla fine poi non funziona mai. Cioè, non credo che se provassimo a farlo in coop andrebbe. Diddle non inizia le serie. Non è vero, abbiamo incominciato Catherine. Questa sera volevo incominciare un'altra serie, quindi non mentite. Grazie a te siamo diventati dei freehead potentissimi. Diddle, chat, sanità mentale. Grazie Marco che ci offri sempre delle nuove basi per meme. No, scherzo, questa è la prima. Grazie mille. Grazie Enti, grazie per la meme. effettivamente è bella. Demon Souls non l'ho mai quasi visto. Nel senso che ho visto solo tipo tre boss di Demon Souls e basta. Non ho mai visto quasi nulla di Demon Souls. Ma non riuscirei mai a far andare l'emulatore della Play 3 e OBS contemporaneamente. Non credo. O uno o l'altro. Che serie si fa questa sera? Sono in dubbio fra due, di cui vi parlerò a fine recap. Vi chiedo. Secondo posto di giornata, ma temiamo soprattutto per questo. Direi che è stato rimpiazzato. Essere uno streamer professionale competente? No! Oh yeah! Sputarsi addosso e pepegare. Oh yeah! Max per sì. Grazie. Grazie Darkine. Grazie mille. Tu hai colto la vera essenza. Grazie. Cosa succede qua? Cos'è sta roba? Futubandera.ce? Da dove l'hai presa questa immagine? Da dove... Cosa vuol dire? Ma... Cosa succede? Vabbè... Larchino, grazie, comunque apprezzo. Futubandera.ce. Grazie Larchino, apprezzo, comunque apprezzo. Qua c'è un metameme, un inception in quel video. Un virus. Ubisoft, strette to ban hacker from trials. Fabio Bergoglio, still on top 20. Di doio. La giustizia non è... Io ragazzi, sempre più in alto, sempre più verso la stratosfera e oltre. Sempre più verso... Ha senso anche strat, Ivan, ha senso anche strat, quindi stai tranquillo, questo qua andava stra bene anche strat. Complimenti, cioè è giusto anche strat. Complimenti. Anche questa, mille head. Salviamola subito e andiamo avanti. No one. Did you wearing the same shirt for 2 weeks straight? Abbiamo una camicia sola. C'è stata. Io boh, ragazzi, cosa devo dire? Una spanna sopra me stesso. Boh, non dico niente. Ivan, mi lasci a bocca parole, mi lasci senza fiato, un po' come quando mi mandi in nude con il cazzo mozzo. Mi lasci a bocca parole, senza fiato ovunque. Ha delle frasi per tutto, ha delle frasi davvero per tutto. Regalagli una sub. Ma io non credo di poter regalare le sub a me stesso. Cioè, a me stesso nel senso nella mia stessa chat, non credo. Non lo merito di dover... Esatto.
Esatto, Cami. Grazie per i 10, Cami. Grazie mille, la prossima volta dai un bacino anche da parte mia. Grazie mille, Cami. Grazie per i 10. Comunque io non credo. Se io vado qua. Ah no, sì, posso farlo. Ma what the fuck, che senso ha? Regala abbonamento. Regala uno spettatore, regala alla community. Regala fino a 100 abbonamenti. Allora, regalo in live, però mantenendo la... non so quanto senso abbia effettivamente, però. A parte ora che lo faremo come meme, cioè se io regalo la sub a Ivan sarebbe una meme, quindi ci sta, no? Ma al di là di quello, che senso ha? Che cazzo di senso ha che uno streamer regali le meme al suo... le meme, regali le sub al suo stesso canale? Il meteorite che è caduto sul mare di Bering a dicembre dello scorso anno e che ha sprigionato un'energia pari a 10 bombe atomiche, in realtà non era un meteorite che cadeva ma Ivan che saliva. Non l'ho capita, pensavo fosse tipo Greek che scivolava o qualcosa del genere. Io mi aspettavo di trovare Greek in fondo. La tua saliva. Ivan che saliva, la tua saliva. Non l'ho capita! Grazie adesso comunque, grazie. Grazie. Comunque, andiamo avanti. Mi sto divertendo a fare i fake tweets. La data dove lo metto una particolare mi aveva probabilmente invitato. Grazie, Enti, grazie. Anele, veria, finalista. Mi sta prendendo la testa dal troppo studio. Vabbè, guarda qua, guarda. Tutto a tema, tutto. Greek, GGX coming through. Sì, me la ricordo, Gigio. Grazie, Enti. Bella, Enti, bella, grazie. Grazie. Grazie, Enti. Parsimoni, grazie per la sub. Grazie anche a te per la sub. Grazie per avermi scelto con Prime, anche a te, Parsimoni, grazie mille. Grazie mille per Simone. Bella Fre, un bacione, tanti auguri figli maschi ai fratelli e sorelle della gang. Grazie mille per Simone. Un copiato dal post di ieri, ma non importa, finché c'è questa base io rido. Di Doyo beating up Solgrin, everyone else at the superma... Sì, perfetta. Perfetta. Grazie Marco, perfetta. Ah, questa sì. Sì, cazzo. Sì. Ah! Grazie, Marco. Andato. Sicurezza. Ok, sono io. Cioè, sono letteralmente io. Yeah. Che pro, Lulvu. È fatta, Pog. Vabbè, ragazzi, sono 5 squadre rimaste comunque, eh. Aiuto, questo qua mi ha incastrato. Beh. Andato. Tu mi hai incastrato. Beh, è andata. Di Toyo, grazie Fujoshi, grazie mille ragazza marcia. Apprezzo. Grazie. Sì, mi stava, esatto, body block, esatto. Grazie, bella. Lo salvo perché c'è della creatività e io l'apprezzo sempre. Sapete anche cosa apprezzo? Il culo di Riccardo, ovviamente. Musica, maestro. Morales a Stan Lee li ho fatti io. Morales a Stan Lee. Ah, li ho fatti io. Ah, ok, scusami. Morales e Stan. Monca Omega. Morales e Stan. Ok, non lo capivo, scusami. So che tu sei bravo, fra l'altro, Samuele. Quindi ho grandi aspettative. Però se non metto l'audio è difficile sentire un doppiaggio senza audio. Quindi mio marito eravamo buoni amici, sai. Posso cambiarlo se non va bene? Va sempre bene. In qualche modo. Adesso non si sente.
Ma c'è una puzza di cane incredibile, non può essere entrato il Gaddy. Ma che puzza incredibile. Beh, madonna. Mio marito, Peter Parker, era un uomo comune. Non sono io. Allora... non sono io. Se... sniff di The Weird. Se il cane... piange. Se il cane esce che piove, si bagna, entra in casa che puzza di qualunque cosa, puzza di morte, e non è colpa mia. Diceva che ci può essere chiunque dietro la... Ma questa voce di chi è? Non può essere. Eravamo buoni amici, sai. Comunque mi piace un sacco la tua voce. Finora la migliore rimane Andrew Ryan, secondo me. Quando hai fatto Andrew Ryan. Però bella, anche questa qua è davvero bella. Davvero bravo, cioè, davvero bravo, non davvero bella. Davvero bravo, so Samuele. Ma lo sapevo già, sapevamo già che sei bravo. Quindi non ti gasare troppo, eh. No, comunque bravo, è vero. Poi, conversazione con una tipa che ci sta. Conversazione, Dido, ma è bella la Puglia. Perfectly balanced, as all things should be. Esattamente. Ma lei ha ancora le zampe? Dopo che, da quando è andato dallo psicologo, si è messo il cuore in pace che c'ha le zampe. Sì, ce le ha. Quindi al momento, al momento vicino a casa tua piove, interessante. No, adesso non... No, oddio, non credo. Non lo so, ragazzi, sinceramente non lo so, ragazzi, perché c'è la finestra chiusa. E c'è anche la tapparella giù, quindi non lo so. Però, se sento puzza di cane bagnato, immagino che piova, boh. Ruggero, detti una nuova di lui? Di lui anche, detto Ruggero dei timidi. Stasera vediamo. Lei non c'è. Buonasera Olenor. Buonasera autistico, come va? Penso che... Buonasera Olenor, tutto nella norma, spero tu bene. Ci ritroviamo soli io e te, come tanti anni fa, due singolarità. C'è Atlean? No, non c'è. Ma perché... Mi ha abbandonato qua. Noi. No. Il tempo che è passato. Quanto ne chiavi ogni volta? Pepe Jam, perché sta arrivando qualcosa. Ecco. Stanotte insieme a te ho voglia di riviverla, perché mano amante mia, tu mi conosci da sempre. Troppi silenzi tra noi, ma le carezze che fai io non le posso dimenticare mai. Mano amante mia, stringimi forte stanotte. Vabbè. Tu che sei parte di me, cogli la parte di me più preziosa che c'è. Sempre qualità. Il mondo contro noi cercava di dividerci, lo sai. È diventato obesissimo, comunque non era così. Comunque bella, è sempre qualità, sempre il maestro Ruggero, sempre qualità altissima. Pepe Jam, it's guitar time, sì. Guarda da 2.30 in poi. Vabbè. Vabbè, ho capito. Sì, il disagio, vabbè, sta poca cosa è il disagio. Va bene. La scena dove girava con la mano dritta così era abbastanza figa. Quella dopo è stata abbastanza meh, però quella lì era fantastica. Bella. Fisso Cayman Man. Con le persone dietro che si chiedono cosa sta accadendo, esatto. La gente lì che non sa perché c'è un pazzo psicopatico. Grazie Ricky per avermi fatto accorgere di questa perla uscita oggi, immagino, perché non ci avevo mai fatto caso. 21 marzo, sì, oggi, sì. Grazie, apprezzo molto. Sempre qualità, il maestro sempre altissimo. Grazie mille. Andiamo avanti. Poi abbiamo... Io avete il link del gruppo WhatsApp, va bene. La situazione per prima del Raid.
La live di ieri era abbastanza creepy, Monka S, effettivamente. Effettivamente. Aiuto, cosa ho fatto vedere? Ah no, niente, era oscurato. Non so che culo. Per una volta che non sia for work sono oscurati, buono. Che culo. Guardo i nuovi un secondo. E poi abbiamo già finito. Abbiamo finito in grande anticipo. Abbiamo. Ma non è vero, basta. Basta. Guarda che. Dove Jordi fa la pipì? Allora, non è vero, vi ho già ripetuto che non è vero, basta. A parte che c'ho il piss drawer, punto 1. Ho il piss drawer, punto 1. Punto 2, come vedete, non c'è. E quello è il chief. Quindi basta. Basta, è vero, basta. No, non cap e l'ulv. You are wrong, you got a piss drawer. Ma appunto, cosa serve avere la bottiglia? Scusi un attimo, ora usa il chief per pisciare. Scusi un attimo, apri il cassetto, è enorme, cioè, ci puoi pisciare un sacco. Ci pisci, lo chiudi, andata. Disentity chief. Mi, vabbè, io ho detto che sei avanti. È fighe quando ci sarà qualcosa di interessante. Perché io per ora volevo fare un po' di serie. È dentro il chief adesso. La fan in verità è vero, è finto, l'ho svuotato e la faccio lì. Però è ancora sporco di chief. Quindi ogni volta che ci metto il cazzo dentro faccio disciogliere con gli acidi del chief. Infatti ho la cappella piena di buchi adesso. Giocare ad un videogame se trovare una cassaforte. Se il numero è a caso, si apre. È vuoto. Va bene. Manu, non so cosa ti stai riferendo, se a qualche live o a qualche gioco che abbiamo fatto che non mi ricordo. Come lo svuoti poi il piece drawer? Non lo svuoto, semplicemente cambio cassetto. E quando li ho finiti la faccio direttamente sul letto, tanto poi il materasso la assorbe. Quindi c'è uno strano odore in camera mia che assomiglia al cane bagnato, effettivamente. Però almeno non è così, non devi svuotare i cassetti. Quando vedi una famiglia di cinghiali ma si incentra di... Durden, la cosa di Genova è che gli danno da mangiare, quindi ci saranno sempre i cinghiali in giro per la città. Fino a che non succede qualcosa, che tipo dicono, oh mio Dio, ma avere i cinghiali in giro per la città può essere un pericolo. Finché la gente è ritardata e non se ne accorge, la gente gli dà le mele e è ovvio che ci abbiamo i cinghiali in giro per la città. Ma non puoi neanche andare in giro con un fucile a sparargli. Sta sub regalata di spontanea volontà. Ivan, non te l'ho ancora regalata e se continui a fare il saccente non la vedrai mai. L'ha bevuta Pog, non sono Bear Grylls. Cos'è quella copypasta? Ma un horror pesante di Dibeni. Come ho detto al original poster, quando c'è qualcosa di interessante, sì. Ti propongo The Witness, è un gioco dove sei una... Lo conosco. Non lo gioco per il semplice fatto che comprare un gioco di enigmi, 37 euro di soli enigmi, no, non ne vale assolutamente la pena. 60 euro per Sekiro li valgono. 30 euro per il gioco, che ne so, quello nuovo di Cthulhu, The Sinking City, come si chiama, li vale. Ma 37 euro The Witness, no, sinceramente. Mi sembrano un po' troppi per Witness, sinceramente. È una specie di indie alla fine, cioè 37 euro è veramente overpriced. E su Kinguin è tipo a 25, anche lì siamo su prezzi un po' più onesti e giusti, diciamo. Ma Sekiro quindi è una specie di Dark Souls? Sì, ma... cioè è il nuovo gioco degli autori di Dark Souls, quindi puoi immaginarti lo stile, ma comunque è diverso rispetto a Dark Souls. Comunque non lo porteremo. Comunque, no, questa sera non facciamo horror per il semplice fatto che non ce n'è di belli. Quindi non ha senso portarne. Abbiamo finito il recap. In verità abbiamo finito il recap. Ora quindi, la cosa era
Domani, cioè, è come sempre, cioè, come sempre, normalmente alternando i giorni, domani c'è Catherine. Oggi ero in dubbio fra due, Dino, perché la live è a 720p massimo? Perché non ho un PC abbastanza potente per farle in, 1080p. Tutto lì, se le faccio in 1080 laggo. Quindi, allora, ragazzi, questa cosa degli horror. Gli horror si faranno quando usciranno degli horror belli, cioè, finché gli horror che ci sono fanno schifo, non ha senso. Io sto aspettando che esca, ad esempio, The Beast Inside. Quello è un bel horror. Finché non esce The Beast Inside non si può fare una sega. Però, giusto per accontentarvi, così almeno la smettete di cagare il cazzo e rompere i coglioni, facciamo facciamo un indie horror questa sera, abbastanza indie, nel senso breve, uno di quelli brevi, non una serie fissa. Però almeno non scartavetrate più il pube. Quindi, il gioco si chiama A Girl's Fabric Face. Ok, quindi vediamo. Vediamo com'è. Costa 2 euro, vediamo com'è. Però bisogna solamente un secondo aspettare che lo acquisto, perché lo sto comprando adesso. E bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Installa, quanto sarà grosso? 5, ok, 500 mega ci metterà un minuto? No, in verità non ho idea, ci metterà quanto? Vediamo quanto tempo ci mette. Sì, un minuto e due secondi, ok. No, neanche, 56 secondi, ok. Fra 56 secondi giocheremo a A Girl's Fabric Face. No, non è una demo, è un gioco vero, l'ho pagato, quindi, cioè l'ho appena comprato, quindi... ecco, come horror invece, parlando di horror veri, sto aspettando che escano cose un po' più interessanti, ovvero ad esempio The Beast Inside sembra un bel horror, Dollhouse sembra un bel gioco mezzo horror,